Ciao a tutti da Mirko, oggi vediamo il TBS Source One V3, frame in fibra di carbonio ideale per drone FPV freestyle. Se volete acquistarlo trovate il link in descrizione. Il Source One arriva nella classica busta blu che TBS usa per tutti i suoi frame. Vediamo subito cosa troviamo al suo interno. Al suo interno abbiamo varie bustine con le parti in carbonio, una con gli standoff e un'altra con la viteria. Questo che vedete sul tavolo è tutto quello che ci arriva a casa. Vediamo subito gli spessori delle parti in carbonio. I braccetti sono da 4 mm. La piastra inferiore è da 3 mm. Anche la piastra per bloccare i braccetti è da 3 mm. La piastra superiore è da 2 mm. E anche i supporti per la videocamera FPV sono da 2 mm. Gli standoff sono da 30 mm. A questo punto vediamo subito come assemblare il frame. Prendo la piastra inferiore e faccio in modo che i dadi a pressione rimangano sotto. Poi sistemo i braccetti in modo che i fori risultino sopra i dadi a pressione. Quindi posiziono sopra la piastra centrale. A questo punto metto 4 viti da 10 mm nei fori più esterni e 4 viti da 14 mm nei fori più interni. Proseguo la costruzione stringendo le viti. Vado avanti sistemando gli 8 standoff nella piastra inferiore. Concludo la build posizionando la piastra superiore e mettendo le ultime 8 viti rimaste. Ok, il frame è assemblato. Come possiamo vedere, il Source One si presenta come un telaio FPV freestyle dalle linee piuttosto classiche. Il peso è di 135,8 grammi. L'interasse è di 226 mm. Una caratteristica che mi piace molto sono i braccetti che rimangono all'esterno del frame. Questo fa sì che lo spazio all'interno sia maggiore e ad esempio non abbiamo il battery strap che va a toccare lo stack. Sempre a proposito di battery strap, abbiamo due grandi asole sulla piastra superiore per sistemarli al meglio con vari tipi di batterie. Il Source One può ospitare al suo interno sia schede 30x30 che 20x20. Come notiamo, nella parte posteriore ci sono 4 fori 20x20. Grazie a questi fori possiamo montare una Air Unit Lite senza alcuna difficoltà. Le piastrine per la videocamera sono pensate per quelle standard, tuttavia se ne abbiamo una micro possiamo usare degli adattatori in TPU. Per chi dispone di un sistema analogico comunque, dietro c'è abbastanza spazio per sistemare una VTX tradizionale legata con delle fascette. I braccetti sono abbastanza spessi e si allargano ulteriormente in prossimità del dado a pressione. Questo dovrebbe garantire una buona resistenza generale del frame. Un altro aspetto positivo è che di questo telaio si trovano tantissime stampe in TPU, quindi non avrete problemi a crearvi parabraccetti, supporti per action cam e così via. In descrizione vi lascio il link a questa pagina Thingiverse. Ed eccoci arrivati alle considerazioni finali, e la prima cosa da chiarire è che il TBS Source One V3 non è di certo un frame nuovo, infatti la serie è andata avanti con il modello V4 e di recente con il V5. Tuttavia, i telai successivi al V3 vanno a cambiare la fisionomia del frame, rendendo i nuovi modelli meno adatti ai principianti, o comunque a chi vuole un telaio spazioso e resistente, dove poter sistemare tutte le componenti senza troppi problemi. Ed è proprio perché il V3 ha questo tipo di caratteristiche che continua ad avere un suo senso, ponendosi come frame a sé stante che va a differenziarsi dal V4 e dal V5 che hanno linee piuttosto differenti. Seppur non recentissimo infatti, il Source One V3 rimane molto apprezzato dalla community, tanto che pur non essendo l'ultima versione, questa V3 si trova ancora in commercio. Questo principalmente perché il Source One, come suggerisce il nome, è un telaio open source e i file che costituiscono il progetto sono accessibili pubblicamente a chiunque.
Per questo motivo il telaio può essere prodotto dai vari costruttori, o addirittura se non riuscite a trovarlo potete appoggiarvi ad un servizio di taglio del carbonio per farvelo costruire. In conclusione, anche se leggermente datato, il TBS Source One risulta essere una scelta piuttosto valida per chi cerca un frame economico, robusto e con uno spazio adeguato per creare una build senza troppe difficoltà. Per oggi è tutto, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella. Per supportare il canale vi ricordo di acquistare sempre attraverso il link in descrizione o diventandomi patrons cliccando il link a fine video.